Nel doppio spazio espositivo Cavour 85 di Arezzo si è conclusa da pochi giorni una mostra molto interessante, molto visitata, dal titolo Le dolci vite. L'abbiamo proposta nel giorno della sua inaugurazione ai nostri telespettatori ed è stata anche replicata, perché è stata richiesta, molto richiesta, perché era una mostra interessante e soprattutto era dedicata a un grande aretino, ma definirlo solo aretino è riduttivo, Giorgio Vasari, un grandissimo personaggio espressione secolare della nostra penisola, al quale da anni ormai si dedica, per onorarle la memoria, Daniel Villicana insieme a Maurizio D'Annibale, che sono i promotori di tutte le iniziative culturali e espositive che si tengono nel doppio spazio espositivo di via Cavour, inizialmente solo questo dal quale vi stiamo parlando, al numero 85, al quale si è aggiunto ormai da diverso tempo un altro spazio in un palazzo storico adiacente in via Cavour 113, dove oggi congiuntamente si è inaugurata una mostra in queste due sedi espositive. È la mostra che accompagna Art Walk, ovvero un tour artistico gastronomico ideato da Daniel Villicana qualche anno fa e che ha ottenuto talmente successo che viene replicato di anno in anno. Si tratta di una esposizione che ha il suo cuore centrale nei due spazi espositivi che vi ho ora ricordato, e poi si dipana anche in altri esercizi di via Cavour, e per questo ha mutuato il nome di Art Walk. Insieme a me ovviamente ci sono Maurizio e Daniela, ai quali diamo il ben ritrovati. E questa mostra non avrà una lunghissima durata, perché è una mostra itinerante, ovviamente le opere, chi verrà a visitarla oltre che nelle due sedi le troverà anche in due locali che ora raggiungeremo. Uno è l'antica bottega di Primo, che si trova in via Cavour 92, e una è la cantina del Doc in via Cavour 61, quindi chi verrà da oggi fino al prossimo 4 settembre a Arezzo, in questa centralissima via, potrà vedere opere di tanti maestri contemporanei. Sono 22, quasi tutte espressioni del territorio di Arezzo, però ci sono anche delle presenze internazionali e tanti altri artisti che vengono soprattutto da Firenze. Dopo questo lungo ma doveroso prologo passo subito a Daniel il microfono, perché si è conclusa poco una esibizione canora che ha arricchito questo vernissage. I protagonisti sono di fianco a Daniel, sarà lei a presentarli ai nostri telespettatori e poi concluderemo il servizio con un frammento della loro esibizione. Bene, grazie Fabrizio. Sono stato un po' lungo, ma ho detto delle cose che dovevano essere dette. Oh, mille grazie, grazie come sempre a Toscana Cultura e il supporto. Qui a fianco ho due persone che veramente ho un'enorme, li voglio veramente bene. Sono due persone che conosco da oltre 10 anni, hanno già fatto delle cose per noi, per i nostri piccoli eventi. È veramente un enorme regalo la loro presenza stasera. Mi viene sempre emozionare, purtroppo, perché si voleva fare qualcosa per la pace. Ma non ho appoggiato, però il fatto è che è un momento brutto. In questo mondo ci sono persone che stanno facendo male a altri, e questa non ci piace. Questo già succede sempre, ma ora c'è proprio una guerra, e allora noi abbiamo deciso di ideare questa mostra per andare in tono con tanti che stanno facendo la stessa cosa. Vogliamo un nostro gruppo di artisti e alcuni internazionali che ci hanno appoggiato e hanno mandato opere qui, Los Angeles, Florida, insomma anche in North California. Per me che Elisabetta Materazzi e Franco Maioli, che sono due artisti, musicisti eccezionali di Arezzo, che sono meravigliosi tutte e due, aprivano il nostro evento con la musica e il canto di Elisabetta, insomma. Allora, prima di passare a loro la parola, perché saranno loro a presentare anche se un breve frammento della loro esibizione ai nostri telespettatori, vorrei chiedere sia a te, a Maurizio, la dedica che avete fatto a questa edizione di Art Walk agli Etruschi, infatti gli ultimi 1000 anni di pace, ovvero gli Etruschi. Chi l'ha scelto, tu o Maurizio?
Chi l'ha scelto è un artista dentro il gruppo che si chiama Egidio Forasassi. È bellissimo perché veramente c'è una storia dietro, come tutte le mostre, che si stava cercando un titolo per la mostra, un perché per la mostra. E questo già abbiamo iniziato a parlare di questa cosa diversi mesi fa, tramite un artista di Poppi, Francesca Maria Rossi, mi ha detto, insomma, tra gli artisti ci si parla, ci si collabora, mi ha detto devi parlare con quest'artista Egidio Forasassi, e lui mi ha contattato, abbiamo discusso e lui è un grande esperto sugli Etruschi e mi ha proposto questa bellissima idea e titolo Gli ultimi mille anni di pace Etruschi. È stupendo perché ci faccio sempre fare qualcosa sul territorio. Io sono americana ma vivo qui da tanti anni e allora ci fa piacere toccare qualcosa del territorio. Allora la pace, cioè, noi preferiamo parlare della pace che la guerra, certo. Meglio parlare della pace, certo. E mille anni di pace tra gli Etruschi, sarebbe lui la miglior persona di spiegare, ma ci ha dato questo regalo di idee e abbiamo deciso di cogliere. Allora, noi ora chiediamo a Maurizio di informare i nostri telespettatori, abbiamo detto la durata sarà fino alla prossima domenica 4 settembre, in quali orari, ovviamente nei due esercizi gastronomici che vi abbiamo citato le opere saranno visibili nell'orario normale degli esercizi pubblici al pubblico, però la galleria osserverà degli orari che ora noi suggeriremo come orari di visita ai nostri telespettatori. Gli orari sono semplici, dalle 16 alle 20, dal martedì, in questo caso anche alla domenica, visto che questa domenica ci sarà la giostra del Saracino, la fiera antiquaria famosa in tutta Italia, insomma, e vi aspettiamo fino a domenica 4 settembre, dalle 16 alle 20, in questi due locali. Via ricordiamo. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare che l'8 settembre ci sarà il seguito di questa mostra, un'altra inaugurazione, sempre pensata in base agli Etruschi, questa volta saranno i prossimi mille anni di pace. E nell'occasione sarà organizzata una cena itinerante proprio a base di un menù etrusco sempre creato dal signore artista Egidio Forasassi, con le sue speciali ricette che ci delizieranno, come abbiamo già avuto modo di avere un piccolo spuntino d'assaggio. Allora, prima di passare e concludere con la loro intervista al servizio ai due ospiti di questo vernissage, vogliamo sapere a che punto è il progetto Giorgio Vasari. Il progetto Giorgio Vasari sta andando molto bene. Abbiamo avuto delle cose di avanzamenti molto importanti di persone del nostro quartiere. E allora siamo molto felici perché per far funzionare un monumento per la comunità. Ecco, ricordiamo ai telespettatori che magari non hanno seguito i precedenti servizi che il progetto è di realizzare un monumento equestre qui ad Arezzo a Giorgio Vasari. Il modello è già stato realizzato da un grande artista degli Stati Uniti, quindi ovviamente ora bisogna trovare le risorse per posizionarlo in un luogo, in una piazza soprattutto di Arezzo, di dimensioni notevoli, e quindi questo comporterà anche una spesa di fonderia molto importante. Io sorrido a mio marito, ma qui sono discussioni giornaliere che parliamo con persone del quartiere, però posso dire, poi è questo in televisione, allora magari certe cose non dovrei dire, però posso dire felicemente che qualcuno ci ha messo in contatto con un giornalista che scriverà magari un nuovo articolo sulla cosa, con un politico che magari ci aiuterà, certo. E anche abbiamo sentito che uno delle persone della chiesa gli piace, e allora cioè, sono cose molto importanti, solide. E noi ogni volta che veniamo a Arezzo a realizzare un servizio seguiteremo a sensibilizzare i nostri telespettatori, grazie, soprattutto gli artisti, di stare vicino a Maurizio
e a Daniel per realizzare quello che oggi sembra un sogno ma che noi crediamo diventerà presto realtà. Allora, prima di mandare in onda il frammento, non so, forse la nostra regia ha registrato interamente il concerto e sul canale YouTube verrà potuto apprezzare la sua interezza. Vi ricordo, il nostro canale YouTube si trova digitando Fabrizio Borghini. Ci sono circa 2000 iscritti, quindi una discreta visibilità. Ovviamente la nostra trasmissione è molto più seguita, però abbiamo degli spazi, dei minutaggi un po' contenuti e quindi questo non ci consente di mandare. A cosa avete eseguito? Allora, abbiamo eseguito di Giacomo Puccini, dal Gianni Schicchi, O mio bambino caro, seguito poi dal Vissi d'arte, che è appunto Tosca, sempre del maestro Puccini. Quindi siamo passati a un repertorio di operetta con Fox della Luna e infine abbiamo terminato con delle canzoni molto celebri, Voglio vivere così, poi Over the Rainbow e Smile, dal film, la colonna sonora del film La vita è bella. Benissimo, La vita è bella è stata girata a poche centinaia di metri da via Cavour, nella piazza dove era stato ricostruito questo storico caffè di Arezzo, dove Roberto Benigni ha ambientato questo splendido film che, vi ricordo, ha vinto l'Oscar. Linea alla regia.